Ma la situazione è migliore, c'è stata una grande capacità di intervento dei sindaci, la Regione Toscana è stata presente anche con tutti i suoi tecnici per la giornata. Il punto vero è che il terremoto non è prevedibile e quindi, a mio parere, siamo di fronte non solo alla necessità di attrezzarci meglio dal punto di vista della protezione civile, che ancora una volta si è confermata in Toscana davvero eccellente. Però penso che si ponga davvero una grande questione di carattere nazionale. Io penso che il governo nazionale dovrebbe elaborare un grande piano per l'Appennino, un po' sul modello di quello che noi abbiamo messo in campo per quanto riguarda le alluvioni. Non si tratta di andare a investire in un anno 100 miliardi, si tratta ogni anno di investire magari 1 miliardo e consentire di mettere in sicurezza l'Appennino. E qui ci sarebbe da fare tante cose, la sicurezza dal rischio sismico, anche per le abitazioni private, che aiutando i privati a intervenire, la sicurezza di tutti gli edifici pubblici, la sicurezza dell'assetto idrogeologico dell'Appennino. Io mi auguro e propongo, mi batterò per quello che mi resta nel mio impegno di presidente e poi anche dopo perché l'Appennino sia messo al primo posto con un grande piano di investimenti pluriennale che quindi metta in sicurezza la popolazione che vive in questo territorio così importante per noi. Non si può vivere nella paura, è una grande sfida anche questa, come quella dei cambiamenti ambientali. Si può